Chi erano i Farnese e perché fu distrutta Castro, la capitale del Ducato? Il capostipite dei Farnese fu di sangue longobardo o franco? Giunsero davvero al seguito degli imperatori? Presero il nome dal castello omonimo di cui erano fondatori o furono essi ad imporre al castello il loro nome? A questi interrogativi oggi possiamo rispondere con più certezze. I Farnese hanno origine longobarda e assunsero il nome della terra ove si insediarono, Fara, cioè cittadella fortificata, l'antica Farneto, luogo dove crescevano le farnie, l'attuale Farnese. Per circa tre secoli, dal 1027 al 1320, si affermarono a Orvieto come valorosi capitani e consoli, sempre fedeli sostenitori a fianco della Chiesa. Ci piace credere che sia proprio Guido l'artefice del ritorno dei Farnese nella vita terra. Possiamo immaginare con quale animo ammirasse la conca del lago di Bolsena nella sua discesa dai colli verso la cittadella lacustre. E con quali sentimenti potesse ricordare il territorio di Farnese, posto oltre i colli Vulsini, ove si scorgevano i paesi di Valentano e Gradoli. Nel 1354 il cardinale Egidio Albornoz, riconoscente per l'aiuto militare, consegna le chiavi di Valentano a Puccio, Pietro e Ranuccio Farnese. Ciò consentirà alla famiglia di mettere in atto la politica dei matrimoni. Nel 400 si registrerà un ampliamento del potere farnesiano. È Ranuccio, sposo di Agnese Monaldeschi, a rafforzare la potenza della famiglia con la partecipazione a numerose e vincenti battaglie al servizio della Chiesa. Morirà il 10 agosto 1450. Ancora oggi riposa nel sepolcro dell'isola bisentina da lui fatto erigere. La corte papale entra nelle mire dei Farnese. Dal matrimonio di Pierluigi Seniore con Giovannella Caetani nasceranno Giulia la Bella e Alessandro, il futuro Paolo III. È grazie ai favori di Giulia concessi a Papa Borgia che Alessandro indosserà la porpora cardinalizia. Formatosi alla scuola umanistica di Pomponio Leto, concluse i suoi studi alla corte dei Medici. Viene definito dagli storici colto, abile e saggio in diplomazia. Il Farnese fu comunque figlio del suo tempo e non fu immune da illecite relazioni. Ebbe ben quattro figli, Pierluigi e Costanza, più avanti Ranuccio e Paolo. Il 13 ottobre 1534 viene eletto Papa, assumendo il nome di Paolo III. L'accusa di nepotismo macchiò in modo evidente l'operato di Paolo III. Nominato il figlio prediletto Pierluigi a gonfaloniere della Chiesa, nel 1537 lo insignì del titolo di Duca di Castro e di Ronciglione, conferendogli il pieno possesso e il dominio dei possedimenti dei territori dell'area Cimina, compresi fra il mare e il lago di Bolsena. A capitale del Ducato, i Farnesi destinarono l'antica città di Castro, già sede vescovile. A Castro i Farnese profusero un esteso impegno urbanistico edilizio di cui fu artefice soprattutto Antonio da Sangallo il Giovane, che trasformò la città da una bicocca di zingari, come l'aveva definita l'Annibal Caro, ad un chiaro esempio di architettura rinascimentale. Significative sono le costruzioni dell'Osteria, di Piazza Maggiore, completamente mattonata, e della Zecca, dove si battevano lo Scudo d'Oro, il Paolo, il Grosso e il Baiocchetto, le antiche monete del Ducato. Non soddisfatto del Ducato laziale, Pierluigi chiede al padre nuove terre. È così che Paolo III crea per lui anche il Ducato di Parma e Piacenza. Qui Pierluigi non venne mai accettato dai sudditi, soprattutto per il carattere e la cattiva gestione amministrativa.
In questo clima avvenne la congiura di Piacenza, che si concluse il 10 settembre 1547 con l'assassinio di Pierluigi, barbaramente sgozzato e gettato nel fossato sottostante il palazzo. Il suo corpo, poi recuperato dalla famiglia, fu portato, dopo circa un anno dalla sua morte, nell'isola bisentina e tumulato nella tomba di famiglia. L'accusa di nepotismo mossa a Paolo III fu senza dubbio quella che pesò maggiormente sul giudizio dei suoi contemporanei. Aver infatti ritagliato una fetta dello Stato della Chiesa per istituire il Ducato di Castro e di Ronciglione, territori vasti e fertili, considerati ambedue come granai di Roma, era di notevole importanza politica e strategica. Le due principali arterie di collegamento, da e per Roma, la Cassia e l'Aurelia, erano soggette al controllo dell'amministrazione farnese. Alla morte di Paolo III subentrò il nipote Cardinale Alessandro, che per un altro cinquantennio contribuì con la sua opera a legare la famiglia farnese ai fasti e alle sorti dello Stato della Chiesa. Alessandro, ultimo grande signore del Rinascimento, realizzò un'infinità di monumenti, tra cui lo splendido Palazzo Farnese di Caprarola. I successivi duchi di Castro, Ottavio, Alessandro e Ranuccio I, in meno di mezzo secolo dispersero le ingenti fortune accumulate dalla famiglia. Le finanze così compromesse per i debiti contratti da Ranuccio con i Monti Farnesiani costrinsero Papa Urbano VIII Barberini a muovere la prima guerra di Castro. Quando Innocenzo X Panfili salì al soglio pontificio, si delineò lo scenario che avrebbe segnato nel 1649 la definitiva fine di Castro. Molte delle responsabilità di questo tragico finale vengono attribuite a Donna Olimpia Maidalchini, cognata del Papa, da molti ritenuta la vera ispiratrice della grave decisione politica. Questa donna avida, prepotente, autoritaria, quanto intelligente e scaltra, fu per i 10 anni del pontificato di Innocenzo X temuta e riverita quale autentica regnante. Oltre che per il forte indebitamento dei Farnese, il pretesto per distruggere Castro fu l'uccisione del vescovo barnabita Monsignor Giarda a Monterosi, avvenuta il 18 marzo 1649, mentre si recava a prendere possesso della diocesi. Mentre echeggiavano ancora nell'aria i rintocchi delle campane per la condanna di scomunica contro i rei dell'omicidio, Innocenzo X, individuati i mandanti nei Farnese, inviava il suo esercito ad assediare ed espugnare il ducato. Sarà Donna Olimpia a consegnare a Monsignor Giulio Spinola la bolla papale con l'ordine relativo alla distruzione di Castro. L'armata pontificia giunse ai confini del ducato un mese dopo la morte del vescovo. Castro, assediata, resistette per circa 3 mesi, arrendendosi il 2 settembre 1649. Sistematicamente vennero distrutte le opere di difesa, le abitazioni e le chiese. Le fortificazioni furono demolite con la polvere da sparo. Tutto ciò che rimase in piedi subì l'opera dei picconi. Al termine, le macerie ricoprivano quella che una volta era una splendida città rinascimentale. Il 3 dicembre fu dato avviso dallo Spinola a Nostro Signore Innocenzo X della compiuta demolizione. Sono queste le due righe con le quali un anonimo cronista del 1649 chiuderà il giornale dell'assedio della successiva distruzione di Castro. Su tutto scese un silenzio irreale ed un'atmosfera cupa come una testimone silenziosa si impadronì di quella che fu la città capitale. Solo una pietra di travertino, dalla scritta indelebile, ci ricorda ancora oggi che qui fu Castro.